Più che parlare di un nome, vorrei condividere con voi il fatto che è in atto un patto politicamente criminale, massonico, il patto del Nazareno. Ogni giorno esce fuori una caratteristica e una peculiarità ulteriore. Ormai abbiamo chiaro il concetto che si tratta di un patto familistico che tende a salvaguardare gli interessi della famiglia Boschi, interessi economici della famiglia Boschi, della famiglia Renzi, magari anche provando ad evitarli e dargli una mano sulla condanna che ha per danno erariale, e della famiglia Verdini. E Berlusconi mette a disposizione i suoi voti per ottenere in cambio il salvacondotto giudiziario, quindi per poter ritornare in Parlamento, magari in concomitanza del suo prossimo processo, che è quello relativo alla compravendita dei senatori. I nomi che sono stati fatti fino ad oggi sono nomi straordinari. Dobbiamo però anche valutare il fatto che purtroppo non hanno votato Rodotà con il Parlamento circondato da cittadini che chiedevano le elezioni di Rodotà. Io non ho deciso chi votare durante la votazione che ci sarà in rete, perché tutti questi nomi sono davvero nomi che mettono una bellissima difficoltà. Però reputo che sia opportuno che all'interno della rosa che voteranno i cittadini ci possa essere un uomo, loro purtroppo, che possa mettere un minimo in discussione questo patto criminale, politicamente criminale, che è il patto del Nazareno, che con questa legge elettorale, con le riforme costituzionali, con un presidente scendiletto degli interessi di Renzi, Verdini, Boschi e Berlusconi, trasforma la Repubblica Italiana in una dittatura. Per cui reputo che sia giusto, e non dico che lo voterò, però che sia giusto che all'interno della rosa ci possa essere anche il nome di Bersani. In quanto, nonostante tutto politicamente e come Presidente del Consiglio non l'abbiamo voluto e non lo vorremmo mai, chissà che come ruolo di garanzia costituzionale non possa mantenere, chissà, un minimo la schiena dritta, un minimo la schiena dritta rispetto, ripeto, a un patto massonico pericolosissimo per il presente, ma soprattutto per il futuro dei prossimi 30 anni in Italia. Non ho detto che lo voterò per forza, però mi piacerebbe che tutti i nostri attivisti possano anche discutere e possano avere come opzione questa. Grazie.